Lo stesso Biglia ha ricevuto un colpo al capo, è stato ricoverato all'ospedale, però sembra soltanto per motivo precauzionale. Vedete qui l'infortunio di Nicoletti, l'intervento di Biglia. Nicoletti ha riportato una forte contusione alla gamba. La partita vivace solo a tratti, l'Udinese molto determinata, però nel primo tempo è stata la Cremonese ad andare più volte al tiro, questo è Bonomi, poi c'è un tiro di Juari da lontano, bravo il portiere Brini. Dall'altra parte questa azione con Gerolin che manda di poco alto. All'inizio della ripresa Vinicio manda in campo Selvaggi al posto di Papais, vedete al quarto la rete, è proprio Selvaggi che riesce a insaccare di testa. Poi il raddoppio al 28esimo, Carnevale non perdona in contropiede. Anche sfortunata la Cremonese perché vedete proprio allo scadere del tempo, qui c'è una capriola felice, una capriola di Carnevale, allo scadere del tempo viene deviato sulla linea questo tiro di Bonomi. Ho concluso.